che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti nel prossimo trimestre aumenterà di un paio di punti, perché gli americani hanno deciso di mettere gli investimenti, i costi della cultura come investimenti e non come costi. Operazione, finalmente qualcuno si è deciso a farla questa cosa, perché è ovvio che l'investimento in cultura è un investimento sulla conoscenza, ma lo stesso discorso vale appunto per l'ambiente, per le cose, cioè. Sulla base di questa considerazione, per esempio Roma è un ha tante di quelle possibilità di espressione, di moltiplicazione, di cultura, di spettacolo, di teatro, di archeologia, di storia, di, no, da poter far immaginare mediante l'uso di una moneta percorsi davvero straordinari, una crescita straordinaria della città. Intanto una sottolineatura della giustezza del discorso del professor Gallone. Subentro al nostro grande sindaco, adesso nel tempo che lui va a lasciare fare questo confronto come moderatore di questo convegno, sono ingegnere Guino, sempre Movimento 5 Stelle di Roma. È un po' di voce. Adesso proseguiamo con l'intervento del professor Preparata, qui seguirà Roberto Simone che entra poi nel mezzo proprio delle reti di cittadinanza a livello locale, e poi avremo tempo per tutta una serie di interventi lo desidera da parte della stampa e del pubblico. Quindi lascio la parola al professor Preparata. Grazie tante. Mi metto qua così posso cambiare pagina. Se vuole posso consigliare. Si sente pochissimo. Non abbiamo messo dei microfoni perché la trasmissione di streaming, visto l'ambiente, veniva meglio il sonoro trasmesso a voce, quindi se no c'era un eco. Allora siate più stentori. Cerchiamo adesso di alzare il tono. Io parlo qua, se sono come. Quindi parlo solo col pezzo. Sì, solo con benissimo. Allora, con il dio. Allora, mi dica lei che così. No. Vabbè, e allora parlo in piedi, così sentite meglio. Sì, perfetto. Questa è l'idea, questa moneta complementare. Appunto dal letto, no? Di M di 1, denaro, merce, denaro, dove il secondo termine, l'ultimo termine, denaro, è un di 1, è un po' di più di quello iniziale. Questa è la rappresentazione grafica, rappresentazione in termini di quello che questo meccanismo fa della nostra vita. Mette al primo posto il denaro, lo traduce in merci, e in queste merci sono comprese non soltanto le merci, ma anche le persone, anche i lavoratori, anche i disoccupati, tutte le risorse sono in quella M. Le persone, ricordava prima Emilio Galloni, le casalinghe che stanno a casa, però stanno lì dentro. E tutto questo è finalizzato affinché quella D diventi di uno, non perché gli uomini migliorino la propria esistenza, la propria vita, il tempo, si dedichino ad attività più compacenti a quelle che sono la natura umana, ma perché il capitale cresca da un certo numero a un altro numero che è un pochettino di più. Allora quello che noi vorremmo fare, la nostra idea è che il ciclo deve diventare una U, M, U, dove U sta per umanità, che si traduce in attività economiche, M, e che diventa una crescita dell'umanità. E questo è possibile soprattutto se pensiamo al fatto che il nostro prodotto interno lordo, non solo quello dell'Italia, ma di tutti i paesi occidentali, di tutto il mondo, diciamo così, sviluppato, e la tendenza è che in tutto il mondo si va in questa direzione, è fatto per la maggior parte, e per maggior parte si intende una parte davvero consistente, siamo sopra l'80%, di attività immateriali. Ricordavo prima che gli Stati Uniti hanno deciso di mettere gli investimenti in cultura e
anche, credo, quelli nell'ambiente, se ne discute, anche quelli per risanare l'ambiente, nel prodotto interno lordo, cioè come attività e non come costi. Vi ricordo a tutti che fino agli anni 60, no, le attività economiche nel PIL, che allora si chiamava così, si chiamava produzione nazionale, entravano le attività agricole, le attività industriali e basta, tutto il resto erano dei costi rispetto all'attività di produzione. Poi a un certo punto decisero che questa cosa non andava bene, perché quei costi stavano diventando una parte rilevante delle attività di una nazione e la ricchezza cresceva, per cui era contraddittorio leggere la ricchezza in termini soltanto di produzione di grano e produzione d'acciaio per fare di grano per sfamare il popolo e di acciaio per fare i cannoni per ammazzarlo. E questo era quello che si diceva. E allora anche le attività immateriali furono conteggiate man mano nel calcolo di quello che poi fu chiamato prodotto interno lordo, con tutta una serie di contraddizioni, come quelle che per esempio, ma perché il lavoro delle casalinghe è escluso? Ma perché il lavoro dell'ambiente, no, per fare l'ambiente è un costo e non una ricchezza? E perché l'insegnamento, fare cultura è un costo invece che una creazione di ricchezza? Io sono arrivato poi alla conclusione che la vera ricchezza, che è l'unica vera ricchezza, è proprio la cultura, è proprio l'insieme di conoscenze che ha una società e la capacità che ha questo insieme di conoscenze di utilizzare le risorse esistenti, non le risorse. Le risorse in sé non valgono nulla se non c'è nessuno che le utilizza. Avere il petrolio, avere l'oro, i diamanti, il ferro, la bauxite, tutto quello che volete, ma se non c'è la capacità culturale per creare, per prendere queste risorse e tradurle in macchine, in attività, non serve a nulla. Come dimostra il terzo mondo. Come dimostra il terzo mondo, dove ci sono dei paesi che hanno una grande ricchezza in termini di risorse materiali, ma non hanno un prodotto interno lordo e un livello di vita che è scadentissimo, o altri in Europa come la Finlandia, che ha fatto un programma di cui le risorse materiali sono un po' di alberi, no, e d'estate una marea di zanzare perché è pieno di laghi e quindi l'acqua, no, ma dove però hanno fatto 30 anni di politiche di incentivazione della cultura e della costruzione, e adesso uno dei paesi più ricchi dell'Europa, che lì è il punto. Allora, tutto ciò serve anche per, volevo sottolineare un altro aspetto, quel DMD1 è quello che si traduce oggi in una considerazione sul debito aggregato. Il debito aggregato è la somma del debito dello Stato, degli enti locali, delle famiglie, delle imprese, tutti i debiti che ha una nazione. Ebbene, questo numero, gli italiani vengono accusati di avere un debito pubblico molto elevato, in realtà come si deve vedere il debito aggregato, non tanto il debito pubblico in sé che ha certi effetti rispetto alle attività dello Stato, mentre il debito ha effetti rispetto alle attività di tutto il Paese. Ebbene, questo numero, il nostro numero è 3,14 volte il prodotto interno lordo, quindi stiamo parlando di circa 5.200 miliardi. In Francia è 3,40 volte il prodotto interno lordo, in Germania è 2,96 volte il prodotto interno lordo, non siamo molto distanti con i tedeschi o con... Se parliamo poi dell'Inghilterra o del Giappone, vediamo che sono le cifre folli. Il Giappone pare che sia intorno al 5,86, l'Inghilterra è 4,24, negli Stati Uniti il 2,76. Questi sono i rapporti. Bene, su questo debito aggregato, quest'anno, facendo un calcolo un po' a spanne, ma assolutamente ragionevole, andremo a pagare all'incirca, o meglio, gli italiani indebitati andranno a pagare all'incirca 400 miliardi di interessi. 400 miliardi è un quarto del prodotto interno lordo che va ad alimentare la rendita, quello di cui parlava prima il professor Preparato.
legittimo, assolutamente lecito, assolutamente logico, ci sono le leggi, ci sono gli interessi, vanno pagati, ci sono le banche che sono autorizzate a prestare il denaro e a pagarlo, ma vi faccio presente che la stessa legittimazione c'era all'epoca, anzi una legittimazione ancora maggiore, no, della rendita, c'era all'epoca della Rivoluzione Francese, c'era una classe che deteneva tutti i terreni per diritto divino, che il Papa aveva investito in re e il re aveva investito i nobili, no, del possesso di tutte le terre e delle rendite su quelle terre. E poi però il mondo stava morendo, l'economia non si muoveva, no, questa classe diventava sempre più ricca, no, e la maggior parte della popolazione diventava sempre più povera, e non mi sembra che ci sia una grande differenza adesso rispetto a quel periodo. Allora, nonostante il diritto divino alle terre, no, tra i nobili e il clero, rotolarono un po' di teste e il diritto divino finì nel dimenticatoio della storia. Adesso potremmo forse riconsiderare, no, il diritto alla generazione degli interessi, no, e all'appropriazione, allo spostamento di ricchezza dal lavoro e dalla produzione alla rendita, magari con qualche sistema un po' meno cruento, ma tuttavia non meno efficace. E qual è l'idea? È che noi possiamo organizzare anche in un qualsiasi ambito territoriale far ripartire l'economia organizzando le persone. Anche il professor Galloni prima ha accennato al fatto che mettiamo insieme, siamo tutti quanti qui, siamo tutti quanti disoccupati, però tutti quanti noi abbiamo delle capacità di fare, delle capacità di organizzare, di dire, fare nei vari si tratta di organizzarle. L'organizzazione di queste capacità è l'attività degli imprenditori, i quali questo fanno, prendono delle capacità all'interno della società, le organizzano affinché queste capacità possano dire, no, possano esprimersi in un qualche cosa che chiamiamo dei flussi, creare dei flussi che io definisco flussi di opportunità. Il fatto bene, la creazione di questi flussi, questa organizzazione, questa capacità organizzativa in questa società è, diciamo così, limitata dalla mancanza di denaro. Allora vediamo, questo è il punto. Il punto è costruire delle strutture, e la struttura può essere il comune, può essere il municipio, può essere un'associazione di imprese e di cittadini che si mettono insieme e decidono di riorganizzarsi per creare queste opportunità. D'altra parte la logica delle società per azioni è questa, solo che le società per azioni lo fanno per gestire un'attività in un unico senso, no? Sono delle monoculture. Noi potremmo organizzare delle società, delle organizzazioni, no? Dei consorzi, delle associazioni in cui la finalità sia la creazione di ricchezza in quel ciclo che è UM1. Se la creazione se la cultura, se l'ambiente sono creazione di ricchezza, e qui c'è un dato statistico importante, è dimostrato che gli investimenti in cultura hanno una redditività molto elevata. Il moltiplicatore keynesiano calcolato statisticamente sugli investimenti in cultura fatti in Italia negli ultimi 40 anni è stato di 21, che vuol dire che per ogni euro, ogni lira messa in investimenti in cultura ne sono tornati 21 in termini di ricchezza, quando il moltiplicatore keynesiano in genere va da 2 a 5. Ci sono alcuni investimenti in cultura, no, che hanno delle redditività molto elevate, ma questo è semplice, è ragionevole. Perché? Perché si tratta di investimenti in cui il capitale, le materie prime, cioè sono poche, si tratta di organizzare la gente, le persone, si tratta di fantasia, no? Si tratta di creare dei prodotti che possono essere usufruiti da un numero molto elevato di persone, e questo soprattutto in una città come Roma,
È una carta straordinaria, Roma è piena di tante di quelle ricchezze, ricchezze vere, ricchezze archeologiche, ricchezze culturali, storiche, che noi dobbiamo, invece di soffocarla nel traffico, nella corruzione, nel degrado, Roma può essere, può diventare un giardino, davvero il faro di cultura, generando attraverso questi strumenti investimenti, investimenti di elevato livello, no? Che hanno un elevato livello di redditività, di ritorno in termini economici. Allora, l'effetto di una moneta a tasso negativo, quella che spiegava prima il professor Preparato, è che questa moneta scompare dal sistema. In questo momento è chiaro a tutti, è evidente a tutti che c'è una mancanza di denaro. Il fatto di immaginare un esperimento del genere, indipendentemente dalle conseguenze che possono essere, che sono, no, certamente rivoluzionarie, ma in questo momento qualsiasi cosa venga utilizzata come moneta e messa in questo sistema serve semplicemente per farlo ripartire, indipendentemente poi da quello che poi succederà dopo. Ci sono straordinarie capacità e possibilità di creare ricchezza, straordinarie risorse nella città di Roma e in Italia, ma a Roma in particolare ci sono appunto queste ricchezze archeologiche, culturali, storiche, artistiche, no? Eppure lì, no, vengono tagliati i contributi perché manca il denaro, perché lo Stato deve risparmiare. Bene, lo apriamo, perché le risorse ci sono, perché ci sono le persone, perché ci sono le intelligenze, perché ci sono le idee, perché ci sono le possibilità, perché c'è tutto quello che è necessario tranne il denaro, lo creiamo. E lo creiamo come? Chiamando tutti i cittadini, tutte le imprese, tutti i negozianti che stanno tutti soffrendo la mancanza di liquidità, che stanno chiudendo. Nei primi 6 mesi di quest'anno hanno chiuso migliaia di esercizi a Roma per mancanza di possibilità, eppure non è che non avessero la capacità di produrre. Io vedo anche i bar, addirittura sotto casa mia c'è un bar che si è ridotto alla metà perché non ce la faceva più a sostenere i costi, ma siamo alla follia, a Roma è un bar, insomma, no, eppure è gente brava, gente che è capace, ci sono anche quelli che chiudono, se non è capace di fare il caffè, è giusto, eccetera. No, ma questi sono bravi, lo sanno fare, fanno un cappuccino magnifico, ve lo consiglio, no? Eppure sono costretti a chiudere perché si trovano di fronte al ricatto di cui parlava lui, no? Quell'M1, quella D1, si traduce in interessi che a un certo punto mangiano completamente gli utili, il capitale, eccetera, finiscono nei costi e devono chiudere. Le risorse ci sono, ce le abbiamo, facciamole. Chiamiamo tutti i negozianti a un patto, i negozianti e le imprese, perché per esempio per risistemare i monumenti ci sarà bisogno di imprese edili capaci, no? Per risistemare le strade la stessa cosa, per avere dei trasporti decenti, il trasporto decente significa un trasporto che fa poco rumore e che non inquina, inquina di meno, perché non è possibile vivere in una città con questo livello di fracasso, no? Del, un centro dovuto a autobus, macchine, eccetera. Proviamo a strade ma ridotte in queste drammatiche condizioni, proviamo a immaginare, no, di fare una serie di investimenti in questi settori. Dopodiché questi investimenti e un diritto di questa moneta può farlo anche, certamente lo può fare il comune, se il Movimento 5 Stelle, come tutti auspichiamo, prende il comune, può dare una svolta radicale, ma possiamo farlo anche mettendo insieme imprese, cittadini, disoccupati, gruppi organizzati, e aprire una vertenza nei confronti del comune. Certamente il Movimento 5 Stelle avrà una presenza significativa, no, all'interno del comune. Aprire una vertenza, organizzarci, organizzare queste forze e cominciare a far girare questa moneta. L'idea era di chiamarla il sesterzio per ritornare, no? Anche perché questo ci potrebbe portare, potrebbe essere un segnale verso anche i turisti,
introdurre a Roma una moneta di questo complementare di questo tipo, con un tasso negativo inizialmente, che ne so, a scadenza, per esempio, no? Con il sesterzo che i turisti possono usare per andare nei teatri, nei cinema, no? Nei ristoranti che lo accettano, eccetera, eccetera. No, potrebbe far rilanciare, che acquista tanta volana, che acquistano per esempio, no, 1000 sesterzi, e un sesterzio più o meno vale un euro, anzi vale, no, senza più o meno, no, spendi per un euro, li compri a 600 euro, 700 euro, con un taglio notevole. Poi i negozianti che cosa ci fanno? Ma i negozianti se li spendono tra loro. Avere una moneta che non si accumula, perché questa, se ha scadenza o se ha tasso negativo, la devi spendere il più velocemente possibile, no, significa che poi questa è l'unica moneta che gira. A Bruegel, ricordava prima, la velocità di circolazione di questa moneta era 6 volte quella ufficiale, quindi non serve neanche tanto, perché se metti 100 milioni è come se avessi investito 600 milioni, se questa è la logica. E a Roma basta immettere un miliardo di euro, e quindi bastano 200-300 milioni di una moneta del genere per cambiare il volto della città. E noi, dipende da noi romani, dipende dalla nostra capacità di organizzarci. Non possiamo aspettare i tempi della politica nazionale, o le discussioni, o che altro. Facciamolo noi, no? Facciamo noi di partire la società dal basso. No, apriamo noi delle vertenze nei confronti delle istituzioni, che proprio nello spirito del Movimento 5 Stelle è quello di avere le istituzioni come interlocutori, entrarci dentro, ma per essere interlocutori, per essere interfaccia con la gente, per fare proprio da volano di un movimento che dice: ma cambiamo la società, e dobbiamo cambiarla partendo dalla radice, partendo proprio dall'economia, partendo dall'economia che adesso vede la gente isolata. Sono tutti nemici di tutti, sono tutti isterici, tutti con un sacco di problemi in testa, con problemi che ti portano al suicidio, all'omicidio, a gesti eclatanti, a cose, ma voglio dire, ma anche all'incidente d'auto, che, no, al litigio in strada. Proviamo a creare invece in questo modo, attraverso questi strumenti, una società in cui l'elemento fondamentale sia la solidarietà tra tutti, la solidarietà tra tutti i cittadini, che diventa non un sacrificio, che non porta a un sacrificio, ma porta a vantaggi per tutti i cittadini, per tutti quelli che partecipano. Il reddito di cittadinanza, in questo modo, con una moneta del genere, può essere distribuito in questa moneta, in funzione di quelli che io chiamo gli investimenti, che sono gli investimenti, che poi occorre sempre un equilibrio, no, tra gli investimenti e la distribuzione del denaro. Perché? Perché per ogni investimento c'è una creazione di ricchezza che è almeno due volte l'investimento, secondo il moltiplicatore keynesiano, che può essere anche molto di più. E allora significa anche, distribuendo la cittadinanza, sostenere gli investimenti che hai dato, perché gli crea un mercato, con una moneta che scompare dal sistema, quindi non genera inflazione, anzi, tutt'altro, le monete a tasso negativo sono degli strumenti di deflazione, perché man mano se ne vanno dal mercato. L'inflazione è quando c'è troppa moneta, e quando cresce la massa monetaria e non ci sono attività sufficienti, no, rispetto alla crescita della massa monetaria. E adesso la moneta è inflattiva, perché cresce sempre grazie agli interessi. No, una moneta a tasso negativo non cresce, anzi si riduce. No, genera investimenti che crescono, la moneta si riduce, allora devi metterne altra per mantenere l'equilibrio tra la moneta e gli investimenti. In questo senso il reddito di cittadinanza può essere iniziato subito, si crea un insieme, un'aggregazione, no, di imprese, di negozi, di cittadini, no, e si comincia a fare investimenti, si comincia a creare ricchezza. Su questa creazione di ricchezza si può dare il reddito di cittadinanza, con quale effetto? Che all'inizio magari sarà 20 euro, 30, 50, 60 a testa a tutti, ma man mano che crescono gli investimenti, no. Sapete qual è l'effetto che accade in un credito del genere? È che quei 400 miliardi che abbiamo visto adesso andare a remunerare la vendita finanziaria, a livello
locale, c'è una quota. Se questa moneta prende, no, il posto di quella moneta lì, quei 400 miliardi vanno a regolare proprio esattamente il reddito di cittadinanza. Cioè, invece di alimentare la rendita, alimentiamo la società. No. E 400 miliardi è esattamente la cifra che serve al resto d'Italia per dare a tutti i cittadini adulti, no, 1000 euro al mese di reddito di cittadinanza, che sarebbe un bel aiuto per vivere decentemente, per stimolare e rilanciare l'economia, perché non c'ha senso andare a dire alle imprese assumete, ma che cosa assumono se non c'hanno i soldi per fare, no? Fanno dei prodotti, vanno a produrre dei beni che nessuno compra perché non c'è una linea in giro. È chiaro che questa crisi sta mettendo a nudo, no, i problemi del sistema, le contraddizioni insolubili del sistema, e dobbiamo rovesciarlo. L'idea di una moneta complementare a tasso negativo, mediante la quale si possa finanziare il reddito di cittadinanza, realizza quello che è uno dei principi fondamentali del Movimento 5 Stelle, appunto il reddito di cittadinanza, la moneta complementare, il fatto che nessuno deve rimanere indietro nella scala della società. Grazie.